Domenica 3 febbraio a Carpi, una cattedrale gremita di fedele, visto la solenne celebrazione eucaristica durante la quale il vescovo Monsignor Francesco Cavina ha immesso nell'ufficio canonico 10 sacerdoti che vanno ad aggiungersi ai 6 già nominati in precedenza. Dopo essersi disposti davanti al vescovo, i nominati hanno rinnovato la propria professione di fede per poi ricevere le insegne capitolari e la copia dello statuto. La croce pettorale consegnata durante la cerimonia richiama quella concessa per privilegio ai canonici di Carpi dal duca di Modena Francesco III nel 1768. Tra le varie funzioni dei nuovi canonici, quella di assistere il vescovo nelle celebrazioni più solenni della cattedrale, diventando i custodi di quella tradizione culturale che da secoli vive nella chiesa di Carpi. La celebrazione è stata inoltre l'occasione per festeggiare il 7° anniversario di ingresso in diocesi di Monsignor Francesco Cavina e al termine della messa un lungo applauso ha salutato il vescovo che all'uscita della cattedrale è stato accolto da una piccola folla di fedeli che ha intonato in suo onore alcune canzoni per concludere con un momento di gioia questa importante giornata. Bravo!